Ok, siamo in live, penso. Sì, penso che siamo in live. Hola a todos! Io sono il Da. Ecco. Togliamo via l'audio perché sennò fa casino. Allora, perché questa live? Perché voglio fare un po' di inserzione e la voglio fare insieme a voi. Anzi, scusate subito se parlerò poco, ma io mentre lavoro non parlo moltissimo. Bicchiere d'acqua e si incomincia, ragazzi. Ah, ecco, penso che vedete già la schermata qua. Aspettate, si vede? Sì. Ho fatto la pazzia, ragazzi. Ho fatto subito l'abbonamento allo store medio, questo qua. Non tanto perché avevo finito le inserzioni, quindi, cioè, finito le inserzioni, non tanto perché poi dovevo pagare le inserzioni, ma perché, per questo motivo qua. Perché almeno c'ho delle inserzioni gratuite in tutto il mondo, anche in Italia, infatti verrò a farvi concorrenza in Italia, ragazzi, no, scherzo. In Italia, in Spagna, Germania, Francia, e chi più ne ha più ne metta. E oggi infatti andremo a fare tre inserzioni per ogni store. Andiamo a farne tre. Aspettate che me lo sono scritto qua. Allora, tre le andrò a fare in Irlanda, che saranno uguali, quindi è solo un copia e incolla inglese, perché da UK a Irlanda sarà sempre inglese. Voglio provare l'EBA irlandese, secondo me non va. L'avevo provato in passato, ma non ho mai venduto chissà che cosa. Tre le farò EBA Italia, che questo può interessare a tutti voi, perché almeno vedrete un po' come fare un'inserzione. E poi EBA IDE. E qua EBA IDE mi aiuterà un po' col traduttore, perché purtroppo non parlo tedesco. No, spreken English. Non so se la pronuncia è giusta, so solo che vuol dire non parlo tedesco, detto all'italiana. E qua c'è già un piccolo trucchetto che vi andrò a svelare. Anzi, qua andiamo a vedere. Comunque, questo non so se ve l'ho già fatta vedere. È un'opzione abbastanza recente di eBay. Che qua potete vedere quanti prodotti ha venduto una persona. Quanti lo store ha venduto. Perché prima dai feedback non vi potete basare. Come vedete, io ho solo 16 feedback, però ho venduto già 197 oggetti. Ed è una opzione che hanno messo più o meno 2 mesetti fa, molto interessante. Soprattutto chi fa dropshipping o comunque chi come me c'ha spedizioni un po' lunghette, più di 10 giorni, i feedback saranno davvero pochi perché molta gente piuttosto di lasciarlo negativo, che non sono pienamente soddisfatti, piuttosto non lo lasciano, si dimenticano. Quindi io più o meno ho un 10% di feedback, anche meno. Quindi un account con 1000 feedback fa più o meno 10.000 vendite nella nostra situazione, come me o come voi. Chi fa dropshipping, chi invece ha le spedizioni molto ma molto veloci, può avere anche molti più feedback. Magari con 1000 vendite, cioè con magari a 1000 feedback. E ha ricevuto, ha fatto 3.000-4.000 vendite. Quindi ragazzi, non basatevi mai sui feedback per vedere se uno store vende tanto o poco. Comunque noi 200 vendite le abbiamo fatte dal 1º gennaio, cosa sono 5 mesi? Neanche 4 mesi, 50 vendite al mese. Contando che lo sapete, non ho tempo, non lo sto considerando molto sto negozio. Infatti ho messo solo 250 listings. Però comunque sta iniziando a girare, ragazzi. Più o meno ultimamente 3-4 vendite al giorno stanno arrivando. Vedete, guarda, qua l'avevo dovuto chiudere nel gruppo. Vi ho spiegato comunque che
Sono stato assente più o meno 10 giorni agli inizi di aprile per motivi personali, quindi ho dovuto chiudere tutto. E vi rispondo anche qua, quando chiudete lo store non è che riparte subito a bomba comunque, le vendite hanno faticato un po' a decollare. Però guardate, adesso si sta crescendo piano piano. Sta crescendo piano piano, però guardate, ultimamente comunque 140 visite, 5 vendite, 6 vendite, 2 vendite, 4 vendite, 3 vendite, 1 vendita, 4 vendite. Sì, siamo in media di 3-4 vendite al giorno. Comunque non è malissimo, però vabbè, si potrebbe fare assolutamente di più. Chi ha tempo e può dedicare davvero tante ore, non tantissime, ma almeno 3-4 ore quotidiane ci vanno. Se avessi dedicato 3-4 ore quotidiane, penso che almeno 15-20 vendite al giorno c'erano. E con 15-20 vendite al giorno, con questi prodotti, con questo margine di guadagno, si può già fare sui 800-1000 euro. Quindi era la sfida, poteva già essere vinta, ragazzi. Adesso andiamo a inserire i prodotti. E adesso ecco, vi devo svelare un piccolo segretino su come fare tante inserzioni in poco tempo. Voi scegliete, come adesso ho scelto io, scegliamo un prodotto che praticamente dobbiamo solo duplicare l'inserzione. Cioè adesso noi andremo a prendere delle candele per massaggio e pubblicheremo solo quelle, cambiando solo l'aroma o comunque la caratteristica della candela. E questo ci porta a fare l'inserzione molto più veloce, perché noi avremo il nostro template, non dovremo cambiare praticamente niente. Nella nostra descrizione dell'oggetto la candela fa la stessa identica cosa, solo che magari una c'ha il profumo della vaniglia, una c'ha il profumo al cioccolato, una c'ha il profumo della fragola, e quindi dovremo solo cambiare quello. Con questo template praticamente farete tutto velocissimo, ragazzi. Se invece noi andiamo a fare, mettiamo ad esempio, la candela, poi un prodotto per i bambini, un prodotto di qualcos'altro, un prodotto di qualcos'altro, e non ci siamo organizzati le inserzioni che andremo a fare, ci metteremo tantissimo tempo e ogni volta dovremo cambiare tutto. Dovremo andare a cambiare tutta la categoria. Quando cambi la categoria, devi cambiare tutta la descrizione del prodotto, tutto, e ci mettete davvero tanto tempo, ragazzi. Quindi questo, anche quando andate a fare ricerca prodotto, non andate a cercare 1000 prodotti di 1000 categorie diverse. Andate a cercare prodotti tutti abbastanza simili, così ne trovate davvero tantissime. Quindi ci siamo detti, partiamo da eBay Ireland. Allora, eBay. Opa, non so più scrivere, ragazzi. eBay.ie. Selling. E poi aspettate qua, ragazzi, facciamo tutto bene, spero che si veda abbastanza decentemente. Quindi sono da 01, da 02 e da 03 i codici. Ragazzi, chi ha tanti prodotti assolutamente mettetegli su, se no non trovate più i prodotti, poi davvero diventa un casino. Non andate a nomi perché poi ecco, no, perché non lo trova? Vabbè. Ok, allora adesso prenderemo il nostro modello. Come vedete ne abbiamo anche venduta una. La metteremo qua. E visto che andremo a pubblicare su eBay Irlanda, facciamo copia e incolla. Cosa c'è di più semplice che fare copia e incolla? Andiamo a fare copia e incolla. No, massage. Ah, ragazzi, il bello è che quando si pubblica in Inghilterra o comunque in America e negli Stati Uniti, vi dico anche questo, non sono tanto importanti le, com'è che si chiama, le preposizioni, giusto? Non lo so, non ero molto bravo in queste cose.
italiche e le proposizioni, perché si chiamano, quindi non è che andiamo a dire the massage candle, tutte queste cose, come invece conviene fare in italiano. Invece in italiano andremo a scrivere candele per massaggio, che invece qua massage candle, senza scrivere the massage candle o candle for message, è molto più semplice. E comunque, se loro cercheranno con la preposizione, eBay lo troverà comunque. Cosa diversa che in Italia, se non hanno cambiato, perché io da tanto che non vendo più in Italia, se non hanno cambiato il loro algoritmo di ricerca, e se voi andate a scrivere candela per massaggio, ma io faccio come ho visto fare da molti, candela massaggio, che sono solo parole chiave senza uno scopo compiuto, non ve la trova. Dopo andremo a vedere, perché anch'io sono un po' arrugginito sull'Italia, che anche voi se fate dropshipping io vi consiglio di, vabbè, iniziate con l'Italia perché comunque sapete meglio la lingua, è molto più facile il mercato e tutto. Però se fate un metodo come faccio io, che vendo senza fare i tracking, perché da qua costano davvero tantissimo, conviene evitare l'Italia perché ci sono troppi clienti furbi. Troppi clienti furbi. Spero che non farete voi lo stesso, eh? Anche perché potete bloccarli comunque i clienti che fanno i furbi, potete segnalarli. Potete fare molte cose, ragazzi. Allora, Ian. Yaen non è nient'altro. Non riesco a parlare. Ma sta andando la live? Aspettate che controllo se sta andando la live. Ragazzi, non so se sta andando la live. Vabbè, io faccio finta che stia andando, dai, mi fido. Non so neanche se qualcuno sta scrivendo perché non c'è neanche la chat aperta. Ah, ecco, adesso ce l'ho aperta. No, non sta scrivendo nessuno. Grazie, ragazzi, sempre molto gentili. Allora, non mi ricordo più cosa che stavo dicendo. Ah, sì, l'IAN non è nient'altro che il codice a barre. Condizioni. Nuovo. Poi, che candela è questa? Oh, andiamo a vedere qua. Ecco la rossa. Ok. Allora andiamo a trovarla qua. Dov'è che? Oh, non me le sono preparate, ragazzi. Ah, eccola qua. Shungamen. Ah, eccola qua, ho trovato. Sperk. Allora, il gusto è strawberry, mi pare, sì, strawberry. Oil, mettiamo anche candle, formulation. Candle, vediamo cosa avevo messo, non c'ho voglia di rifare tutto il cielo. Ingredienti, soia. Ok, brand c'è già. Poi qua, ok, mettiamo un po' questo. Questo sarà un po' noioso, però dopo con quella in Italia ci andremo a divertire, ragazzi. Cioè, divertire. È sempre un lavoro, quindi c'è poco da divertirsi. Però c'è da imparare, magari c'è da apprendere qualcosina che magari non si sa. C'è sempre da imparare, ragazzi. Tutti dobbiamo sempre, sempre apprendere e continuare a evolverci, perché se no non si va da nessuna parte. Unisex, color, mettiamo multicore, no, mettiamo red, dai, intanto chi se ne frega. Size, travel,
MPN, mettiamo da 01, product line, Shunga Candle, Strawberry, poi qua opzioni, Canada, ma sì, qua mettiamo bundle, no, unit, ma dai, mettiamo unit, potete mettere anche, vedete, questo. Compilate più che potete, ragazzi, qua. Ok. Inserzione. Ok, qua andiamo qua. Ok. Allora qua lo coloriamo di rosso, facciamo anche sottolineato, dai, facciamolo un po' più carino. Start price. Ah già, è vero, prezzo. Prezzo, ragazzi. Oh, mi sono dimenticato di tirar fuori i file. Oh, che palle. Ah, mi sono tirato fuori, mi sono dimenticato. Ne uso più uno più semplice adesso, che il mio sembrava quello della NASA. Cioè, andiamo a cercare i prezzi con questo file, ragazzi. Anzi, devo ringraziare qualcuno che me l'ha regalato questo. Hai visto come l'ho sistemato bene, sto file, eh? Un casino più del mio. Il mio è un casino della Madonna. Questo, ah, è vero, il prezzo costava 2,90 euro. Aspettate, vado. Mi pare che costava 2,90 euro più 1,35 euro di spedizione. Quindi 2,90 più 1,35 facciamo 3,35 perché 10 centesimi, busta, scotch, rotture varie. Metteteli sempre un 10 centesimi, ragazzi. Quando spedite voi, poi se dropshipping lasciate stare perché se non ce l'avete la spesa. Sì, magari mettete un centesimo perché cliccate il mouse, magari il mouse si rovina, vi si rovina il dito, l'unghia, non lo so, fate voi. Allora, qua. Allora, ragazzi, cos'è che dicevamo? La candela. Eccolo qua, sì, 2,90 euro più, oh no, pesa di più mi sa, più 1,35 euro, 4,35 euro, siamo 4,35 euro, questo è il prezzo allora con l'IVA al 20%, non mi ricordo più quant'è in Irlanda, forse è il 20, forse è 24 addirittura, 22, aspettate un attimo che vado a vedere l'IVA in Irlanda, che devo mettere l'IVA ragazzi, purtroppo, io a Irlanda, non mi ricordo più. Forse. Ah no, 23, 23. Quindi devo mettere qua il 23%. Dov'è che ero? Arrivo. Vabbè. Vabbè, aumento io un po' il prezzo, non c'ho voglia di modificare tutto. Allora facciamo. Vedete ragazzi, questo prezzo qua si guadagna il 10% di margine, con questo prezzo si guadagna il 15%, con questo prezzo il 20% e con questo prezzo il 25%. Io ho calcolato più o meno 21% di tariffe eBay, forse sono anche di più. Adesso vediamo, la metterò sui 9,90 euro comunque. Sarà un 12-13 di margine, ma va bene ragazzi, all'inizio va bene. Anche perché dipende dal prodotto, questa candelina, ecco, vedete un po' di thinking process. Sta candelina non posso metterla più di 9,90 euro, 9 euro, sotto i 10 euro bisogna metterla, perché se no, boh, anche psicologicamente la gente non andrebbe a spendere più di 10 euro.
Quindi è inutile, ragazzi, cercare di marginare il 30% su una roba che poi non vendete. Questa roba che vi sto dicendo penso che vale più di molti corsi di qualche guru là fuori, va? Allora, perché noi comunque, ragazzi, noi stiamo giocando contro altra gente, contro... Io adesso non sto guardando perché in Irlanda non c'è praticamente competizione, però ragazzi, stiamo giocando contro altra gente, non siamo in un videogioco che siamo noi e basta. Quindi bisogna pensare anche, non solo a noi stessi, bisogna pensare anche a cosa succede da altre parti. Madonna, ogni volta che faccio una live mi prude il naso. Non so perché. Allora mettiamo 9,95, ragazzi. Allora mettiamo Ireland, Ireland. Mettiamo 9,95, 9,95. Sì, io lo sto mettendo nel file dove sto tenendo conto di quello che si sta facendo in questo store, perché sennò rischierei di mettere gli oggetti doppi, ragazzi. Allora, 9,95. Mettiamone, non mi ricordo più quante ne abbiamo in stock, mettiamone due. Eri Malta, ok. Ragazzi, avete visto? Una è già stata pubblicata. Poi, cos'è che ne era? Da 02. Allora, da 02. Andiamo, chiudiamo questo. Andiamo qua. Eccolo qua. Vediamo se arriva in live qualche vendita, ragazzi. No, è arrivato il bambino, però. Non è arrivata la live, la vendita, è arrivato il bambino. Bravo papà che ti lascia tutto da solo. Cosa c'è? Fai lavorare il papà. Fai lavorare il papà. Fai lavorare il papà. Ma che casino che hai combinato di qua. Dai, dai, ti amo. Ecco. Guardati la tela, adesso arriva. Scusate per l'interruzione. Dicevo, speriamo che arrivi una vendita in live, ragazzi. Così posso fare il figo anch'io lì che scrollo, scrollo e faccio vedere le vendite. Le vendite. Amore, sei ancora di qua? Vabbè, dai, vieni a lavorare anche te, cosa vuoi che ti dica? Create similar. Da 02. Vedete come fa? Vabbè, adesso perché sto facendo copia e incolla, però adesso vi faccio vedere qua sotto. E io ho già le inserzioni già fatte, se no qua basterebbe mettere la stessa roba e poi cambiare solo il gusto della candela. Se create voi l'inserzione, se fate copia e incolla è un'altra cosa. Però se create voi un template fatto bene, con i controcavoli, è utile. Voi fate un bel template dell'inserzione e poi cambiate solo il gusto. Se avete prodotti così, o se avete, non lo so, se avete magari vendete maglie. Magari sono tutte maglie più o meno simili, però magari una maglia c'ha, non lo so, c'ha il crocifisso, l'altra maglia c'ha qualcos'altro, un'altra c'è un'altra, però magari il tessuto è lo stesso, la marca è la stessa, le misure sono le stesse, cambiate solo cosa rappresenta la maglia e avete già il template fatto. Ragazzi, è semplice. Non complicatevi tanto la vita nelle cose semplici, nelle cose semplici, eh? Che vedo che molti si complicano davvero la vita. Si perdono, diciamo, in un bicchiere d'acqua, dai, come si dice. Ma anche qua va, sì. Io di solito lo metto qua la foto. Ah, ho dimenticato, vedete? Fleur, green. Sì, vabbè, ma non è green questa. Mettiamo multicolor, dai. Vedete qua, da 02. Dobbiamo solo cambiare queste cose.
Poi strawberry noe, green tea. No, no, Tiago! Non mangiare il coso. Come ha? Ma non l'hai mangiato, vero? No? Come si? Tiago, mi sa che dobbiamo andare a fare il cambio pannoliero. Tiago, dobbiamo andare a fare il cambio pannoliero, mi sa. Dai, fammi fare solo sta inserzione e andiamo a fare il cambio pannoliero. Allora, cambiamo qua, rifacciamo come prima. Vedete, ragazzi? Dov'è che era? Era qua. Pop. Ah, è più lunga questa inserzione. Guardate, facciamo così. No, ho sbagliato. Dai, Tiago. Ciao, facciamolo sempre così. C'è già tutto, 14. No, però è Arial, non mi piace. Mi piace più il Verdena. Ragazzi, voi potete pensare che sono stupidate queste, comunque sono tutte piccole cose che fanno. Io prima le facevo molto più curate le inserzioni, ultimamente, ragazzi, non c'ho più tempo. Cioè, ne avrei anche di tempo, però lo passo tutto il tempo a lavorare, dietro i bambini. Ok, dai, abbiamo finito l'inserzione, ragazzi, vi abbandono 5 minuti. Vado a mettere il rompipalle a letto. Andiamo, amore. Oppa!
lasciato? Qualcuno ha visto dove ha lasciato il gioco? Non dorme, quello senza gioco? Vabbè. Comunque, super papà, cambio pannolino in meno di 2 minuti, record, nuovo record mondiale. Speriamo faccia il bravo. Eccoci di nuovo a noi, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Shunga Zen, ok. Create similar. Andiamo a vedere cos'era la da 03. Vaniglia, ok. Ragazzi, quindi se dite che avete un lavoro, se dite ah non c'ho tempo, non ho di qua, non ho di là. Ciao Fabri, tutto bene? Ho letto ora. Quindi se dite che avete un lavoro, che non avete tempo, ragazzi, non dite cavolate, perché comunque non dico di fare 100 inserzioni al giorno, perché lì davvero poi diventa un lavoro. Cioè fare eBay diventa un lavoro, ragazzi. Però fare una, due, tre inserzioni al giorno, ragazzi, anche se lavorate 10 ore, potete farlo. Ci mettete, guardate, se l'avete già preparate, preparatevele prima. Ci va pochissimo tempo, ragazzi. Poi con sto metodo che vi sto dicendo ora ce ne va ancora molto meno, perché basta solo cambiare pochissime cose, ragazzi. Pochissime cose. Ah, prima no. Era green tea, vero? Prima. Non mi ricordo più. Vaniglia, fetti. Allora, andiamo qua. Una 16, mettiamo così, dai, facciamolo, cambiamo colore, dai. Poi 14, verdeno, oppalala, ho fatto 14 verdeno, sì. Allora qua, 95, ok, finito. Le prime tre le abbiamo già fatte. Queste non erano molto interessanti. Adesso andiamo a vedere per l'Italia. Che spavento! Ma come hai fatto a uscire dal letto? Vediamo il frattempo.
fratello, dai, stai di qua, allora devi stare di qua, però non rompere le palle. So, gioca con la stampante. Gioca con la stampante, rompi la stampante così non spediamo più. No, non rompere. Allora, vabbè, adesso andiamo su eBay Italia, facciamo Italia. Poi dopo ci divertiamo col tedesco. Dankeschön, auf Wiedersehen. Dopo ci divertiamo, allora, cosa che devo fare? Vendi. Poi, vabbè, dai, iniziamo da 03. No, vabbè, dai, facciamolo bene. Allora, iniziamo bene. Sennò poi, magari, sapete, la vecchiaia, magari poi mi dimentico. Ah, guardate, l'hanno già messa. Allora, prezzo uguale, sì, anche se l'IVA in Italia è 22%, ma sì, facciamolo uguale, cosa ce ne frega, dai. Intanto ve l'ho detto, non possiamo venderla a più di questo prezzo. Ah, però adesso possiamo fare una bella roba, andare qua, research. Allora, Italia. Visto che in Italia ci saranno sicuramente dei competitors, candele, massaggio, o candela, sì, andiamo a vedere un po' cosa ci trova, dai. Vediamo le vendite che fanno. Se sì, non fanno vendite. Vabbè, dai, io ci pensiamo noi. Vediamo quanto le vendo. Perché in sterline? Vabbè, dai, andiamo su Italia. Va. Vedete, ragazzi, si vendono. Ah, questa qua della Leo 24. Ah, questa qua è la stessa, però è in formato grande 24. Vabbè, allora 10 euro ci sta, dai. Ah no, forse è cambiato anche in Italia, eh. Forse è solo... Aspettate un attimo. Andiamo a vedere un po' in Italia come funziona. Allora, duplicate. Vediamo se scrivo candela per massaggio. Vediamo se me la trova questa. Eccolo. E la madonna, 17 euro. E che cazzo. Andiamo a vedere, facciamo un po' di, vediamo un po' il nostro prodotto. Allora, che vedete? Candela massaggio, andiamo a vedere se la trova questa. Secondo me non la trova, eh. Candela per massaggio, passion fruit, 80 grammi, 691. No, adesso fatemi vedere questo. Vabbè, non ne vende neanche una, grazie a cazzo. 17,20 euro, grazie al cazzo. Noi gliela mettiamo alla metà sta candela. Anche questo 13,82. Ragazzi, qua devastiamo. Peccato che non se ne vendono tante in Italia. Cazzo, ma qua devastiamo davvero. Se volete ve lo do anche a voi, le vendete voi. Qua si può marginare in tre persone. Sibel, andiamo a vedere. Ragazzi, vedete che se metto Sibel la trovo. Ah no, però candela olio caldo per massaggio. Vedete, ragazzi, che no, aspettate, forse ha cambiato il titolo. Questo è una venduta 68 col pre... Vedete, ragazzi, che infatti in Italia non è cambiato. Vedete che come fa a venderne così tante questo senza, con un'inserzione fatta male così, boh, magari è famosa la marca. Perché vedete, ragazzi, che come vi ho spiegato in Italia ci va, com'è che si chiama? Tutto a posto, sì, tutto a posto, Fabrizio. Hai visto? Sto lavorando.
Sto lavorando in live. Anzi, te che studi, fai l'università, dovresti dirmi se si chiama preposizione questa, non mi viene il termine, non mi viene se è giusto. C'ho quel dubbio amletico di non so qui. Cioè, quel dubbio che sono sicuro che. No, l'articolo. No, preposizione. No, l'articolo. Porca troia. No, l'articolo no. È la preposizione, credo. Allora, capito, ragazzi. Meno male che non serve la grammatica per vendere su eBay o vendere su Amazon o fare del business online, se no. Sì, per il copy serve, vabbè. Stai devastando la casa, bravo, bravo, che così la mamma è contenta. Dicevo che comunque, vedete ragazzi, non è cambiato, me lo ricordavo benissimo, è sempre stato così in Italia. Se voi mettete candela massaggio, molte persone cercheranno candela per massaggio. Cioè, io dovessi comprare una candela per massaggio, scriverei candela per massaggio. Invece ho visto che com'è che si dice le. Se al plurale invece te la trova lo stesso. Perché prima ho scritto candele. Adesso vediamo se scrivo candele. Sì, vedete, il plurale invece va bene. Il plurale va più che bene, ragazzi. E comunque dicevo, dovete mettere l'articolo e gli articoli e le preposizioni, dovete mettere tutto, come se state. Non potete fare un titolo come vedo qualche volta, candele massaggio ti con tutte accozzaglie di parole chiave. In Italia non funziona. In Inghilterra, America, sì, è diverso. Avete visto? Sono senza birra, tra l'altro. È la prima live senza birra. Quindi, tipo se vendete, non so, vediamo. Una penna che serve solo per scrivere sui giornali. Dovete scrivere penna per scrivere sui giornali, sul giornale. Perché se scrivete penna scrivere giornale, se io sto cercando una penna per scrivere su sto giornale, non la troverò. E questa è la prima cosa importante. Quindi noi andiamo allora, andiamo a cercare candele per massaggio. E adesso andiamo a fare un titolo bello cazzuto. No, in Italia non vanno proprio queste candele, eh? Però saremo noi che le faremo andare, ragazzi. A parte che c'hanno dei prezzi fuori di testa. In Italia, ragazzi, ve l'ho detto, non c'è proprio competizione. Candela per massaggio. Vediamo sotto che categoria le mettono. La mettono sotto massaggio. Sì, la mettono sotto massaggio. Madonna, non vendono nulla in Italia. Allora andiamo a questo. Massaggio, olio e lozioni. Ok. Quando è che l'ha venduto? 3 maggio 2023. Vabbè, dai. Andiamo a vedere noi, ragazzi. Allora, olio e lozioni, giusto? Candela per massaggio, cosa che ci scrivono? Non sono da massaggio intimo, erotico e sensuale. È la nostra, dov'è? Che me la sono persa. Shung Messenger on Strawberry Wine, Mini Candlelight Caress. Ok, Shung, candela per massaggio. Per massaggio erotico, magica. Per massaggio intimo. Per massaggio intimo. Magica. Diventa un olio mi pare, diventa un olio.
Olio per massaggio, ecco, infatti. Ragazzi, in Italia sono un po' arrugginito per fare il titolo, quindi ci va più tempo. Come vedete, vedete che ci va un po' di tempo comunque per studiarsi un titolo se lo vogliamo fatto bene. Quindi se io adesso mi metto a studiare un titolo per sta candela e poi dopo pubblico una cosa non inerente che non c'entra nulla, io perderò il doppio, il triplo del tempo, ragazzi. Invece così ci metto un attimino a fare questo titolo. Io in inglese ci metto proprio in 10 minuti faccio 20 titoli più o meno, ci metto pochissimo, ci metto un minuto, faccio un paio di titoli. Però questo lo voglio anche far bene per farvi vedere che le cose vanno fatte bene comunque, ragazzi. Un'altra cosa, ci possiamo far aiutare anche da Amazon con i titoli. Visto che siamo in live, visto che vogliamo fare una cosa fatta bene, allora andiamo a vedere un po' su Amazon. Allora, keywords. Allora, ragazzi, ci metto un attimino, eh. Andiamo a vedere un po' su Amazon e cerchiamo le parole chiave. Candela per massaggio. Vedete? Vedete che ci sono già cose interessanti. Ci sono già cose più interessanti qua. Ok, andiamo a vedere un po' le parole chiave di questo. Andiamo a vedere perché secondo me questo qua l'ha fatta bene. Però è una roba che magari vendeva tanto tempo fa, eh. Vediamo, andiamo a vedere i voti. 2021. Dai, andiamo a vedere un po' le parole chiave di questo. Candela a massaggio caldo, candela da massaggio. Ecco, candela da massaggio anche si può mettere. Corpo, corporale, sì. Massaggio sessuale, olio caldo per massaggio, candela da massaggio, candela da massaggio spa, perfetto ragazzi, guardate un po'. Shunga, candela da massaggio intimo, magica, diventa, no, olio per. Però voglio mettere anche il per da qualche parte. Olio per massaggio, magica, diventa un olio per massaggio. Quant'è? 30 ml. Però non ho messo la fragola. Diventa un olio alla fragola. No, al vino, vino alla fragola, diventa un olio, vino alla fragola. Ragazzi, non è tanto. Parole chiave, le parole sono quelle che sono, eh. Quindi diventa un olio al vino, vino alla fragola. Sì, dai, va bene. Direi che va bene, ragazzi. Anzi, facciamo così. Ok, così c'è uno spazio, lo square, cos'è che era da 01, sì. Allora, IAN, andiamo a mettere l'MPN qua, reparto unisex, formato da viaggio, linea prodotto, candle light, allora qua cos'è? Paese Canada, unità di misura, ah boh, mettiamo unità, il pezzo. Poi qua no, colore, multicolore c'è anche in Italia, sì. Aromatizzato, effetto riscaldante, lubrificante, commercio continuo.
Contiene vitamine, effetto rinfrazionato, gluten free, naturale, senza parabeni, vegano, sì, perché non è testato animali, senza zucchero, sì, vabbè, dai. Cos'è che avevamo detto? Soia. Soia. Poi olio, candela, fragranza, fragola, e champagne alla fragola. Perché sparkling wine è olio per massaggi. Adesso mettiamo la foto. Eccola qua. Adesso andiamo a fare un titolo. No, manca ancora qualcosina qua. Cosa che mettevamo? Sì, è qua. Un massaggio sensuale. Sensuale. Massaggio erotico. Qualche massaggio ci sono? Massaggio shiatsu? No. Ma sì, va bene, ragazzi. Qua mettiamo il titolo. Mettiamo il titolo, non mi piace questo colore, facciamo un bel verde qua e lo facciamo sottolineato di giallo, dai. Allora, andiamo a vedere un po'. Shunga Candlelight. Fatta. Perché non mi mette le virgole? Massaggiatori, sia che siano massaggiatori, oh, sia che siano professionali o amatoriali. I aromi della linea Shunga sono riconosciuti in tutto il mondo tra gli esperti del settore. Settore di massaggi sensuali. No, quello l'ha messo sessuale, mettiamo sessuale allora. Sensuali, sensuali. No, mettiamo sensuali, mi piace di più. Questa candela Shunga è 100% naturale a base di soia. Ma perché non mi fa le virgole? A base di soia. Soia con la J o con la I, boh? Che può essere che ha la doppia funzione. Doppia funzione. Può essere usata come, com'è che si dice? Come faccio a subarmi? Non lo so, paga! Paga, Ema! Paga! Paga! Fammi diventare ricco! Non lo so davvero come fai a subarti, boh. Boh, non c'è il coso, il... Boh. Che io sappia, basta che fate cosa, fate... Com'è che si chiama? Fate Amazon Prime e ve le regala le sub. Allora, può essere usata come profumatore d'ambiente. Come cazzo si dice, ragazzi? Come si dice? Ma come si dice? Profumatore d'ambiente, com'è che si dice per profumare l'ambiente? Non mi viene la parola. Aromatizzatore. Madonna, aromatizzatore d'ambiente. Dai, usiamo aromatizzatore. Sto facendo inserzioni. Oh, le devo fare. Allora ho detto, ciao, facciamone in live, insegniamo un po'. Diffusore. Ma non è un diffusore. Vabbè, dai. Come aromatizzatore d'ambiente,
olio per massaggi. Olio per massaggi. Anche l'effetto lubrificante. Effetto lubrificante. Ah, come aromatizzatore d'ambiente. Massaggi intimi. Mamano. Ne ho appena pulita anch'io della roba lì. Dicono che porta fortuna, vediamo un po'. Eh sì, sto facendo a mano perché le sto traducendo in italiano. Non le vuoi. Sì, ovvio, non fossi live traduttore, no. Allora, 100% oli naturali. Oli naturali. Oiland the touch. Che cazzo vuol dire lukewarm? Aspettate che non mi viene. Tiepido. Ah, ok, ho capito. Bruciando produce un tiepido olio. Cos'è che c'era scritto? Non mi ricordo più. Tiepido olio. A dettaglio. Un tiepido olio per massaggi. Lascia la pelle soft and silky, liscia e morbida, giusto? Soft, silky, morbido, setoso. Sì, vabbè, liscia da noi si dice, non si dice setoso. O si dice? Si dice setoso in italiano, boh, io dico liscia. Beato te che dormi, io non dormo più niente. Lascia la pelle liscia, no, lascia la pelle, com'è che avevo detto? Morbida e setosa, morbida, morbida e setosa. Vediamo setosa. Brucia fino a 40 ore. Dura fino alle 40 ore. Won't clog pores. Clog intasare. Oh, non intasa i pori, non intasa i pori, quindi molto sicura per i vostri massaggi sessuali. Adesso lo uso sta parola, dai. La usano tutti, la uso anch'io. Light the candle, let it burn for about 20 minuti. Come usarla? Punti di forza. Vedete ragazzi, se riprendo di nuovo il discorso di prima. Se fate un'inserzione fatta bene, che fate voi tutto come sto facendo io, non ha senso fare articoli diversi. Voi vi siete creati un template, ci avete messo un pochino di tempo, però ci avete il template e dopo io non dovrò fare niente, dovrò solo cambiare il gusto. Ah, aspettate un attimo, qua, meno male che ve l'ho detto. Profumata a. Un dolce sapore di vino fragolino. No, poi fragolino mi arresta, mi chiede i diritti del copyright. Succede, ragazzi, succede. Ho scritto una roba, ho scritto Magic in un titolo. Mi hanno detto che non va bene perché per il copyright, che io non ce l'avevo né con le carte Magic né con altre cose Magic. Io c'avevo Magic inteso come magia. Non penso che la magia c'ha il copyright. Sapore di vino, di no, di champagne alla fragola. 30 mm. Dopo lì mettiamo profumata a un dolce sapore di tè verde, di vaniglia, eccetera, eccetera, eccetera. E porca troia, però c'avevo una roba. Ah, dopo. Allora, come usarla? Accendila. No.
Accendi la candela Shunga. E lasciala bruciare però non si dice lasciala bruciare, vabbè, per 20 minuti. Ok, spegnilo. Spegni la fiamma. Candela Shunga. Nella mini candela Shunga, mini candela Shunga, applicala ovunque nel corpo. Ovunque, qualunque parte del tuo anche nelle zone intime per effettuare ed effettua il tuo massaggio sensuale. Visto ragazzi, fatto qua. Allora, tac, andiamo a incollare. Ah, sicuramente mi chiederete perché uso Word per fare questo, perché non lo faccio direttamente qua. No, non mi piace farlo direttamente qua perché non mi piace, è molto più complicato. Preferisco farlo su Word anche per questioni di quando fate copia e incolla, non mi piace tanto fare copia e incolla direttamente da un sito, direttamente eBay. Potrebbe prendervi qualcosa, vabbè. Qua potrebbe prendervi qualcosa nell'HTML. Non mi piace tanto, preferisco farlo, intanto non mi cambia niente. Ok, abbiamo detto 9,95. Ci va la virgola o ci va il punto? Sembri quasi professionale. Ciao, dimmi se c'è qualcosa di interessante. Ciao, ciao. Tanto ci sentiamo dopo. Peccato che sarei già andato via, se no volevo chiederti, ci va il punto o ci va la virgola? Quando si scrive il prezzo in italiano, in Italia. Io metto la virgola, se poi è sbagliato metto il punto dopo. Io penso ci va la virgola, non so, vediamo. Se no poi mi fa 995 euro. Ah, avete visto che in eBay Irlanda non c'era la sponsorizzata? Mettiamo 10%, cos'è che c'ho in Italia? Alto Italia. Mettiamo 5, 7, 10. Vado a vedere anche il bambino perché non lo sento più e non vorrei che sta dando fuoco alla casa. Scusate ragazzi se mi assento ogni 5 minuti, però potete ben capire. Tanto adesso abbiamo quasi finito.
Allora, adesso vedete, creiamo simile, adesso ci vorrà pochissimo tempo. Cos'era da 02? Cambieremo solo l'aroma della candela, quindi ci andrà pochissimo tempo. Ah, Shungazene. Sì, questo qua lo aggiungo. Cambiamo un po' il titolo. Il titolo magari lo cambiamo un pochino, se no non performa proprio come mi piace a me. Saggio Shunga. Zen, al tè, verde. Avete visto, ragazzi, ho cambiato un attimino. No, non ho messo l'IAN prima, mi sembra di averlo messo. Forse non me l'ha preso. Allora, dov'è che ci sono quelle foto? Ho fatto? Sì, vendi un oggetto simile. Ciao, oh, guardate ragazzi. Oh, ecco, infatti sapevo che mi facevo così. Per quello preferisco farlo. Colore, no, c'è multicolore, champagne, tè verde. Non c'è il tè. Non è che si scrive, che lo scrivono... Come lo scrivete tè in italiano? Io scrivo sempre tè, tea. Tè verde. No, aspettate qua, dov'è che eravamo? C'è una tavola della Zen. Ok. Matto un dolce sapore, un dolce odore, profumo, odore, sapore. Mettiamo odore qua, un dolce odore, odore di tè verde. Vedete ragazzi, c'è proprio poco, pochissimo per fare dell'inserzione. Cos'è? Io sarò in live da... Cos'è? Neanche un'oretta saremo in live, ragazzi. Vado a vedere. Se me lo fa vedere. No, non me lo fa vedere. Sì, un'ora. 1 ora e 10 minuti sono in live. Quindi facciamo... Saranno 50 minuti effettivi tra bambino e tutto... Sì, gioco meno che la serie A, vabbè. Sì, saranno 50 minuti effettivi e comunque parlando tutto, anche facendo un po' più lento per far vedere un po' come si fa, e ho fatto già 4 inserzioni, 5 inserzioni. Quindi ragazzi, un'oretta al giorno ce l'avete tutti. Tutti ce l'avete, non dite palle, un'oretta al giorno ce l'avete tutti. Quindi non dico proprio 5 inserzioni ogni giorno, ma almeno 2 inserzioni ogni giorno, ragazzi, le potete fare tutti. Cos'è che c'era? Da 03? Cos'era? Vaniglia, vero? Ragazzi, non mi ricordo più. Sì, vaniglia. Vaniglia, mettiamolo qua. Ah, ma è vero, guardiamo le parole chiave. Candela per massaggio caldo. Cambiamo un po' il titolo, ragazzi. Vediamo da Amazon. Ah, ma non è che c'è un gran volume di ricerca, però. Candela da per massaggio caldo, scriviamo. Per massaggio caldo. Olio da massaggi. Da massaggi erotici, sensuali. Alla vaniglia. Non ho messo Shunga stavolta. Pazienza, dai, intanto magari non lo cercano neanche. Andiamo a metterlo poi nel. Andiamo a metter qua, ragazzi. Intanto ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo una marca, vero? Sì, io preferisco sempre metterla la marca del prodotto. Però dai, lasciamolo senza marca questo, ragazzi. Eccolo qua, da 03, da 03, vaniglia. La vaniglia in Madagascar. Allora,
Dolce l'aroma della vaniglia. Buon la vaniglia, vabbè, dai, intanto va bene così, dai. Allora, questo è il promozione sensuale alla vaniglia. Cambiamo il prezzo, non so perché ho messo tutti i prezzi uguali, dovevo metterlo. No. Vabbè, tanto adesso dobbiamo andare a ritoccare uno perché non abbiamo messo il coso. Era la prima. Andiamo a ritoccarlo, andiamo a vedere se sono arrivati. No, niente vendite, ragazzi. Da 01, eccola qua. No, dov'è che è? Eccola qua. Ci siamo dimenticati di mettere il coso. Zen, dov'è quella la fragola? Eccola qua. Ora allora mettiamo questo. Cos'è che avevo detto? Non mi ricordo. Ah, il prezzo. Uno messo 9,99, uno 9,95, mettiamo questa 9,90, dai. E adesso manca la Germania, ragazzi. Germania abbiamo finito, ci possiamo salutare. Penso che per oggi vaya bene. Guardate, in un'oretta già 6, adesso ce ne saranno altre 3, fa 9. Sfruttate le inserzioni internazionali, ragazzi, sfruttatele. Dovreste averle anche gratis voi, penso, non lo so. No, qualche vendita è arrivata sullo store principale, mi sa. Spedito sta roba, mi ricordo anche più se ho spedito sta merce. Ragazzi, arrivo, arrivo. Ah, no, non l'ho spedito, appena comprato. Appena comprato sto qua. Allora, buy.de. Buy.de. Ah, potevo metterlo in inglese, no, vabbè, dai. Verkaufen. Verkaufen. Qua ragazzi, io l'inserzione l'ho fatta in italiano, qua usiamo il traduttore perché però forse è meglio che lo prendo dall'inglese, forse traduce meglio, vero? Il translate. No, com'è? Com'è che ce l'ho tedesco? In italiano? Ma cosa ce l'ho? Ah, no, germa. Ok. Non great milk, questa lozione crema. Scusate ragazzi se non parlo molto, ma non c'è tanto da dire, c'è da guardare. Le spiegazioni già più o meno ve le ho date. Allora, da 01. La foto. Allora, dov'è la foto? Era questo. Shungo Masajoy Hall. Kerze, mi pare che si chiama candela in tedesco. Andiamo a vedere, ragazzi. Mi pare che sia Kerze. Qualche parolina in tedesco ancora me la ricordo. Sì, Kerze. Cos'è che era fragola? Erdbrei, erdbere.
Ma sì che si dice Herbert, allora sarà solo B e Bear. Mi sembrava Herbert la fragola. Dov'è il traduttore, ragazzi? Ho perso il traduttore. Ma siamo ancora in quel negozio là che non vende niente. Non vende niente quello lì. Vabbè, dai, grazie a casa, candela a 20 euro. Strawberry, ma mi sembrava Herbert. Infatti, Herbert. Perché solo beer? Wine, come lo traduce? No, per wine. È vero che i tedeschi usano a collegare le parole tra di loro. Soia, non so io, non so io. Come si scriverà soia in tedesco? Vediamo un po'. Ah, so già. Poi, Mitte Jasmark. Mitte Jasmark vuol dire aromatizzata. Ammoniaca free, bio, sì. Cos'era naturale? Mettiamo vegan allora, dai. Vegan. Great Mittel. Poi. Oh, paraben free, zucker free, senza zucchero, raffinata, farbe, rosso. Rosso come si scrive? Non mi ricordo più, non mi ricordo più, se lo leggo rot. Product line, Shunga candle line, ecco, Shunga Massaggio, no, Shunga Kerzo, Romance, mi pare che era questo rosso, non mi ricordo più. Unisex, questo qua è il coso, da 01. Madonna, sono più veloce in tedesco che in italiano, ragazzi, vi rendete conto? Razer Gross, sì, deve essere questo. Infatti, trove. Era sensual, no, ho sbagliato. Oh, che cazzo sto facendo? Sensual mass, sin lish massage. Vabbè, dai, va bene, ragazzi. Full body, vero? Full body, non l'ho messo da nessuna parte. Poi. Allora andiamo qua. Vedete però, per quello vi dico ragazzi, iniziate dall'italiano. Guardate come ho fatto una bella inserzione in italiano, guardate la differenza tra l'inglese e tutto. Quando non siete pratici all'inizio, ragazzi, mi dite, ma da dove devo iniziare? Devo iniziare dall'America, devo iniziare da New York, da dove cavolo, dove devo iniziare a listare i prodotti? Ragazzi, siete italiani, iniziate dall'Italia. Poi dopo, appena imparate il meccanismo, potete listare dove volete. Ma io non vi consiglio di iniziare dall'estero all'inizio. Di iniziare dall'estero dall'inizio, scusate il gioco di parole. Mamma mia, ancora in live siamo. Tata. Allora, cos'è che devo fare? 9,90. 9,95 mi pare che c'hanno i tedeschi come prezzo. Cioè, mettiamolo privato, magari non vogliono far sapere cosa comprano. Germany Malta. Era giusto, vabbè, adesso non ci voglio guardare, ragazzi, ma mi pare che l'avevo già fatto, quindi è giusto. Mettiamo sempre il 10%. 5%, noi mettiamo il 10 perché siamo degli sboroni, poi al massimo lo diminuiamo, lo aumentiamo. Anche quello dovete analizzare voi, ragazzi, perché ogni prodotto è diverso. Se avete pochi prodotti potete stargli dietro, se avete tanti prodotti vi basate o sulla categoria del prodotto o mettete tutto uguale.
È difficile stare dietro a tantissimi prodotti, ragazzi. Quindi un po' dovete perdere di qualità, però aumentando, ovviamente aumentando la quantità di solito si perde sempre un po' di qualità. Dovete vedere voi cosa preferite. Allora, questo è il 2, da 02. Oh, non mi ricordo più, Angebot forse, Angebot, sì, deve essere questo. Mamma mia, ragazzi, col tedesco vado forte, vado forte. Scherzo. Allora, Shungazen. Non so perché il traduttore quando ci sono le maiuscole non traduce niente. Cioè, finiamo veloce così vado a vedere il bambino, stacco. E poi vado perché devo fare anche inserzioni nel mio store principale. Va bene, lasciamo esotici, ok. Poi, qua due. Ragazzi, è velocissimo listare su eBay. Se sapete come farlo. C'era un libro famosissimo. Un libro, anche video su YouTube li trovate. È facile fare questa cosa se sapete come farla. È facile smettere di... se sapete come farlo. Grunti, grun, grunti. Dove è andato a finire il traduttore, ragazzi? Non sapete dove è il traduttore. Ho perso il traduttore! Ah, eccolo qua. Ma sì, non lo facciamo qua, facciamo così. Adesso vado a vedere che non mi vado a copiare quello lì. Okay. 9,97. Ah no, no, ho sbagliato prima, no, non lo voglio. Questo. No, avevo letto private, no, invece per l'offerta. A me non piace metterla perché poi mi rompono le palle, mi offrono cifre ridicole, tipo 9,97 ti offrono 2 euro, fanno perdere solo tempo. Anzi, trovo che diminuiscano le vendite più che perché si sentono autorizzati ad offrirti cifre ridicole. Anch'io quando voglio comprare qualcosa e vedo quella roba lì mi viene voglia da offrire. Poi non accettano, lo prendo sul personale, dice no, non voglio più comprare. Così. Ho perso di nuovo il traduttore, ragazzi. Ah, eccolo qua. Ma sì, dai, lasciamola così questa. Tanto è abbastanza scritta bene, dai. Cos'è che sto facendo?
Intanto all'estero un po' di SEO la fa anche la inserzione, che in Italia a quanto pare no. Vaniglia, vaniglia, qua multicolor, come lo scrivono loro? Multicolor? No, mettiamo beige, dai, visto che vaniglia. No, qua ho lasciato romance. Vabbè, no, scrive, come si scrive in tedesco? Che loro c'hanno anche loro come gli spagnoli, ogni parola la traduco. Oh, vabbè, lasciamo così, dai. Non inventiamoci nulla di particolare. 9,90. E adesso andiamo nel green tea che ho dimenticato. Ragazzi, è tutto questo. Avete visto un po' come fare le inserzioni, qualche piccolo trucchetto e così è tutto, abbiamo fatto 9 inserzioni, ragazzi. Magari se va bene, no, domani è sabato, magari no. Però se riesco a trovare un po' di tempo, intanto queste inserzioni le devo fare, magari le faccio sempre in live. Seguitemi qua sul canale Viola, tanto adesso sto video lo ripubblicherò anche su YouTube. Lo ripubblicherò anche su YouTube, se riesco, anzi, vi metto da qualche parte comunque il mio canale, questo qua Viola, che mi sa che non si può dire su YouTube, e abbiamo finito. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Seguite il da, mettete like, lasciate un commentino, fate tutto quello che volete, dai. Ragazzi, ciao. Buona serata.